contenta di riascoltare questa canzone, ma soprattutto di avere accanto a me l'autore, il cantautore Emanuele Dabbono con Ci troveranno qui. Ciao Ema! Ciao Franci, ciao a tutti quanti! Che bello! Allora, questa canzone mi ha riportato indietro nel tempo, perché era il 2014, giusto? Quando tu sei arrivato terzo X Factor con questa canzone. Sono un po' confusa, quindi se sbaglio qualcosa sgridami in diretta. Lo posso fare, lo posso, sì, dire. No, tu, allora Francesca è bravissimissimissima, seguitela sempre. Drive Time si chiama la Drive giusto? Time! Giusto? Yes, ok, bravo. Allora è bravissima, però era il 2008. Ah, 2008, ma sai, dovevo tenere testa la Michelin che fa delle gaffe pazzesche. Vabbè, questa in confronto, allora liscissima come l'olio. Cavoli, no, è stata un po' una gaffe perché io in realtà ti conosco veramente da tantissimo tempo, sì. Però mi sono sbagliata, sai perché mi sono confusa? Perché nel 2014 noi abbiamo iniziato a fare delle cose insieme, sì. Ci siamo conosciuti, mi sembra, più o meno in quegli anni. Nella musica, sì. Nella musica, esattamente. Però questa è una canzone che ti ha portato molto fortuna, appunto terza posizione a X Factor. E quindi è stato un po' il tuo cavallo di battaglia, anche sì. Se preceduto da scritto sulla pelle, sì. Che a me piace peraltro tantissimo. Allora, partiamo da lì e poi arriviamo a Cerezo, che è stato l'ultimo tuo capolavoro amato tantissimo. Sì, vero. E in mezzo ci sono tutte le tue collaborazioni con Eperti Siano Ferro. Allora, a che punto siamo con la tua carriera? Io direi benissimo, però tu ci dovresti aggiornare un po'. Su tutto quello che hai fatto in questi mesi. Vabbè, ti racconto innanzitutto che vabbè, tu hai detto capolavoro, Cerezo, ti ringrazio tantissimo. Possiamo dire una bandiera, perché come ci troveranno qui è stata una prima bandiera tipo da piantare sulla luna. Cerezo, di nuovo, credo che me la porterò avanti fino in fondo alla carriera, mettiamola così. Guarda, perché... che tu sei molto umile, ti conosco, però tanti l'hanno definita un capolavoro. No, ti ringrazio. È un brano che quando suono ai concerti vedo che mi fa venire ancora adesso gli occhi lucidi, la pelle d'oca, e non succede sempre. Quando scrivi una canzone e sei felice di portarla sul palco e ogni volta che la suoni ti sembra che sia la prima, evidentemente c'è una piccola magia o c'è stata tanta onestà nella scrittura e insomma vedi le stelline, no? Allora, so che in mezzo ci sono state tante altre cose, però Cerezo, peraltro, la leggenda vuole, ma non proprio la leggenda, perché è verità, che questa canzone in realtà poteva essere cantata da Tiziano Ferro, sì, però sì. Diciamolo, raccontiamolo. Ecco, perché è anche bello raccontare gli aneddoti, non vorrei dire cose che non posso dire, ma io siccome le so no, va bene, sì, la verità è che quando lui l'ascoltò mi disse capolavoro, la voglio vedi. mi piacerebbe farla, però ovviamente avrebbe dovuto levare il nome di mio papà, Genova, la Sampdoria, quindi tutta una serie di elementi che però erano fondanti del brano. E io per la prima volta gli dissi: guarda Tiziano, se per te non fosse un problema io preferirei tenerla, lo so che tu la porteresti negli stadi, però cambiare il senso, il testo della canzone, che comunque è una lettera di cose che non sono riuscita a dire a mio padre, buon'anima che non c'è più, credo che mi avrebbe ferito. E così mi ha detto: allora sarà il tuo primo singolo e io produco l'album. E così è andato. Infatti mi piace ricordarlo, queste cose le so non solo perché siamo amici, ma anche perché mi ha detto le stesse cose giusto durante la settimana del festival, quando ti ho intervistato. E, ma se l'avesse cantata Tiziano Ferro, così, secondo te come sarebbe andata? Senza cambiare niente, neanche una virgola, cioè proprio uguale. Non lo so, probabilmente sarei stato geloso da morire. No, probabilmente sarebbe diventata Sereno. Okay. Probabilmente un cielo sereno, quindi si sarebbe perso il nome del calciatore, il brasiliano della Samp. Io penso che sarebbe diventato un grande successo, probabilmente, però nella mia storia personale, nella mia carriera è un successo, quindi certo. Averla suonata allo stadio di Marassi davanti a 30.000 persone in occasione di Sampdoria Roma è stato un bellissimo regalo che la Sampdoria mi ha fatto, e da quel momento lì poi ho cominciato anche a collaborare, a girare con Aldo Descalzi anche per diversi Sampdoria Club, che sono state delle feste anche folli, se vuoi, no? Mi ha introdotto insomma un po' anche nelle simpatie della curva sud blucerchiata, quindi che tra l'altro è la squadra per la quale io ho sempre tifato, quindi diciamolo. Beh, certo, uno non va a cantare insomma per un'altra bandiera. Senti, allora, visto che l'abbiamo nominata, la riascoltiamo qui e poi ovviamente ci ritroviamo, così ci racconti tutti gli altri tuoi successi, progetti e soprattutto il live che sarà proprio imminente. Adesso ascoltiamo dalla voce di Emanuele Dabbono, Cerezo.
abbiamo fatto un po' un excursus di quello che è stata la tua carriera dal 2008, da Ci troveranno qui, anche se tu in realtà avevi già pubblicato Scritto sulla pelle, all'ultima Seresa. Adesso finalmente ti vedremo live, perché noi aspettiamo sempre, ma tu su questa cosa qui ti fai un po' desiderare nel Savonese. Ma finalmente, allora, il concerto sarà il 25 di novembre. Sì. Raccontaci un po', perché ci saranno, intanto sarà nel teatro di Valleggia, ok? Sì. E ci saranno anche tanti ospiti. Sì, guarda, sono molto fortunato, ti ringrazio di avermi lanciato questo amo, così te ne posso parlare, ma proprio 30 secondi, non voglio annoiare nessuno. Vai, ma tranquillo. Sarà una grande festa, perché avremo allora due cori gospel. Mm-hmm. Uno, pensa, viene da Campomorone, che è il paese in cui io sono nato. 25 ragazzi che canteranno con me sul palco Luce Guida, che è il brano con cui di solito finisco i concerti. Ci sarà un altro coro, Nati da un sogno, di ragazzi medie superiori che vengono a cantare Titoli di coda con me, che è un brano un po' New Orleans style. Poi ovviamente suonerò i brani di Tiziano Ferro, ma ci saranno degli ospiti tra cui Matteo Merli, che magari avete già visto su Primo Canale, eccetera, che è una leggenda genovese del canto, del bel canto. E si parla del comico Andrea Di Marco, che verrà, che conosciamo, questo parliamo in anteprima, non l'ho ancora detto a nessuno, verrà, farà un pezzo, probabilmente noi di solito quando ci vediamo insieme suoniamo anche qualcosa dei Beatles, quindi aspettatevi anche un'incursione nel repertorio dei Quattro di Liverpool. Poi avremo il cantautore Marco Francia, che ormai è un amico. Insomma, ci sono un sacco di sorprese, di amici che dovrebbero venire sul palco a darci man forte. Ci sarà, vabbè, insieme a me Fabio Biale, Matteo Garbarini, Giuseppe Galgani, insomma la mia band al completo. E avremo poi anche in apertura un po' di ragazzi, e sono molto contento perché insomma uno di loro viene addirittura da Bologna, L, e poi un paio di realtà di Quiliano che hanno vinto il famigerato premio la Festival della Canzone Emergente. Quindi sono davvero molto 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 orgoglioso di fare questa serata qua nella nostra città, perché Savona ormai è la nostra provincia. Bene, io ti ho lasciato tanto spazio, tanto ho cercato una roba che ovviamente non ho trovato, ma va bene così, perché quando cerco io le cose non si trova mai nulla. Vabbè, senti, no, volevo dirti una cosa. Sì, Andrea Di Marco lo conosciamo bene, perché abbiamo fatto anche qui proprio all'interno di Drive Time per un certo periodo lezioni di scazzo, cioè ovvero una rubrica dove Andrea ci spiegava appunto com'è essere di veri liguri, prendendo spunto proprio da quello che è il modo molto allegro dei liguri. Quindi io ad esempio ospitale. Esatto, io magari declamavo una frase in modo così solare e lui la buttava giù, perché ovviamente lezioni di scazzo era quello. Sì, quindi Andrea lo conosciamo bene, insomma sarà una festa. Ricordaci quindi, intanto bisogna prenotare i biglietti? Allora, se volete sì, c'è una prevendita, altrimenti venite direttamente lì in teatro. Sabato 25 novembre alle 21 inizia e il Teatro Nuovo di Valleggia qui a Savona, e venite perché poi questo teatro ha veramente bisogno di eventi come questo. Noi quella sera cercheremo di fare del nostro meglio per creare un po' di festa. Chi è venuto ai nostri concerti lo sa, il pubblico è parte integrante dello spettacolo, quindi non si sta con le mani in mano, non si sta col cellulare in mano, ma si canta, si batte le mani e si fa proprio il concerto insieme a noi. Preparatevi, perché io sono stata ovviamente a parecchi concerti di Emanuele. Lui scende giù e viene a beccare se sta, cioè, faccio l'appello. Esatto, fa l'appello. Va bene, ma senti, è stato un piacere infinito averti qui. La prossima volta ti vogliamo con la chitarra. Okay, ovviamente ci farai un pezzo magari live. Io, tanto che parlavi, raccontavi tutta questa storia del concerto del 25 a Valleggia, dove saremo in tantissimi, mi sono messa lì da parte Incanto. Incanto, che è un brano che hai scritto tu. Sì, per sì, Tiziano sì. Ferro. Nel mi 2015. Racconti qualcosa prima di mandarlo? Sì, sì, sì. Questo è stato praticamente il secondo brano che gli ho mandato e lui diciamo che l'ha quasi tenuto esattamente come era in origine. Io l'avevo pensato per mia figlia quando è nata, poi questa canzone poi è diventata uno dei suoi, diciamo, successi più grandi. La suona da sempre, da allora, quindi dal 2015 sono 8 anni, diversi dischi di platino, l'ho sentita cantare negli stadi, e la cosa che mi emoziona sempre è che tutti l'hanno dedicata a il proprio amante, il proprio compagno, la propria moglie, marito, eccetera, però in realtà parla di un neonato, quindi questa, se vuoi, questa specie di mistero che c'è dietro a questa canzone ha fatto sì che forse
possa durare ancora nel tempo. Perché poi tante persone ovviamente interpretano le canzoni, sì, le fanno secondo la, esattamente. Altri titoli di, che hai scritto per Tiziano Ferro? Beh, c'è stato Il Conforto, che forse è la canzone. L'ho vista l'altro giorno, cantata da Emma Marrone, peraltro. Sì, 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 te la volevo, sì, sì, mandare, però ho detto, sì, lo saprà, sì, che so, cosa gli, so, ma, cosa gli mandi. Che tra l'altro ha cantato poi anche Giorgia. Poi c'è stato Valore Assoluto, Buona Cattiva Sorte, Lento Veloce, Come Farebbe un Uomo, Non Aver Paura Mai per Michele Bravi. Insomma, un po' di cose. Va bene. Uscite. Allora, sicuramente saremo in tantissimi sotto il palco il 25 novembre a Valleggia, ore 21. Sì, dai, sì, ore, sì, alle ore 21, e tutti insieme. Nel frattempo, che ti salutiamo con un po' di dispiacere, però so che tornerai sicuramente. Ci godiamo questa canzone da sapore così irlandese. Sì, vagamente Irish, anche se qua non siamo nella contea di Dublino. Allora, Tiziano Ferro, Emanuele Dabbono, Incanto. Come quando io ti ho visto.